La castagna di Lunano compie 50 anni, mezzo secolo di questa festa che richiama sempre tantissime persone. Un prodotto tipico di questo luogo e anche oggi una buona affluenza. Sì, sono 50 anni e sono contento di essere ancora presidente. Sono cose che riportano i nostri paesi ad un clima, anche dopo tutti gli anni che abbiamo avuto di pandemia, ad un clima molto, molto bello, molto sereno, perché si vede che la gente ha voglia di divertirsi. Abbiamo visto la serata di venerdì, ma soprattutto quella di sabato, ricca di spettacoli, divertimento. Come si festeggiano i 50 anni della castagna invece? Ma diciamo che si festeggiano più o meno come anche gli anni passati, perché ogni anno siamo cresciuti, abbiamo fatto cose nuove, spettacoli nuovi. E ieri sera è stato un tripudio perché la gente era tanta, lo spettacolo è stato bellissimo sia per i più giovani che per i più grandi. E poi c'è sempre una cosa da non dimenticarsi, 50 anni, adesso sono io presidente, ma bisogna ringraziare quelli prima di me, tutte le persone che sono passate e non ci sono più purtroppo e anche quelle che quest'anno per motivi di salute non hanno più potuto aiutarci. E c'è una mostra che celebra anche queste persone e tutta la storia di Lunano e della castagna. Sì, c'è una mostra fotografica in comune, è una cosa molto bella perché dalle foto in bianco e nero fino ad arrivare agli ultimi anni, perciò merita vederla. La festa della castagna di Lunano è ovviamente anche il momento della cottura di questo frutto. Quali sono i segreti? Noi a casa naturalmente non abbiamo un apparecchio così importante, però possiamo farcela. C'è pochissimi segreti. Basta buttarle sulla calda rossa, c'è un tempo tra un quarto d'ora e 20 minuti, però bisogna sempre, per non farle bruciare, girare, girare e girare. Allora viene fuori una buona cottura e esalta anche il sapore del prodotto. Cosa significa per un paese come Lunano avere 3 giorni pieni di persone e un prodotto come la castagna che è un volano anche dal punto di vista turistico per tutto l'autunno, perché sono tanti cercatori di castagne che riempiono anche il ristorante? Ma diciamo che da un punto di vista della produzione Lunano non ha una produzione molto alta, però è famosa per questa qualità delle castagne molto buona e quindi sicuramente la festa è il momento privilegiato per poterle mangiare e poter festeggiare. Credo che la numerosa presenza stia un po' così a rappresentare il calore che la città riesce a trasmettere in questi giorni. Ci prepariamo al massimo per accogliere migliaia di visitatori e speriamo che tornando a casa insomma abbiano un bel ricordo di noi.